Ciao a tutti ragazzi, buona musica. Oggi parliamo di Russians. Ciao a tutti ragazzi e buona musica. Ho scelto di fare questo video perché in un periodo storico così difficile come quello che stiamo affrontando, ognuno di noi nel suo piccolo può fare qualcosa. Il ruolo dell'artista, del musicista, secondo me, dovrebbe essere quello di contrapporsi alle condotte criminali, aiutando la gente a risvegliare la propria coscienza. Da questo punto di vista Sting è sempre stato un esempio per noi, perché già 30 anni fa aveva pubblicato questo pezzo, Russians appunto, che riletto oggi è ancora di un'attualità disarmante. Se vi capita di andare a rileggere il testo e la traduzione, capirete di cosa sto parlando. Quindi diciamo che ho scelto di fare questo brano nella speranza che possa diventare un po' un inno contro la guerra che stiamo vivendo in Ucraina. Il tema principale è stato estrapolato dal Luogotenente Kidze, che è un'opera di Prokofiev, che lui aveva scritto per il cinema. Se avete voglia di ascoltarla, vi lascio il link qua in descrizione, e vi accorgerete che siamo in tonalità di Fa minore, e Sting ha abbassato la chitarra per comodità esecutiva di un tono, avendo questa cordatura, Re, Sol, Do, Fa, La e Re. E questo gli permette di muoversi verso il basso, quindi andando in basso a pescare, diciamo così, le toniche che normalmente la chitarra non raggiunge, e mantenere la tonalità del brano originale. E siamo appunto, come dicevo, in Fa minore, ma siccome ho abbassato la chitarra di un tono, andrò a ragionare sulla tonalità di Sol minore. In sovraimpressione vi appare l'armonizzazione della scala di Sol minore. E vi ricordo che quando si parla di tonalità minori, il quinto accordo è preso generalmente in prestito dalla scala minore armonica, questo per mantenere diciamo, la risoluzione quinto primo. Quindi, nonostante l'armonizzazione preveda un Re minore al quinto grado, noi avremo in alcuni punti un Re settima o un Re maggiore, proprio per dare questo senso di risoluzione verso il primo grado minore. Come primo accordo abbiamo Sol minore suonato con tre voci, in questo modo, perché dobbiamo poterci muovere, come dicevo prima, verso la parte bassa della chitarra. Quindi se io faccio invece Sol minore così, sono poi bloccato. Sol minore, basso Sol. Quindi cosa sto suonando? Tonica, terza minore e quinta. Poi il basso scende e faccio Sol minore, basso Fa, quindi. Poi vado a prendere il Mi bemolle al basso qua sulla quarta corda, Sol, basso, Mi bemolle, e di nuovo Sol, basso Fa, però questa volta l'ottava alta, quindi tutto insieme questo passaggio viene. Ok? Da qua il brano si muove abbastanza, come dire, diatonicamente, no? Perché abbiamo Do minore settima, Re minore settima, poi Mi bemolle, che non vado a prendere qua, ma vado a prendere di nuovo in questa zona di manico, perché poi ho Fa 9. Quindi tutto insieme lentamente abbiamo. Doppio. Ok, nel bridge invece abbiamo Si bemolle, Re basso Fa diesis, Sol minore a tre voci, Re, qua potete mettere l'abbellimento, di nuovo Sol minore, basso Fa, Mi bemolle, Fa 9, cambiamento, Do minore. Prima andava Re minore, questa volta invece va Fa, e poi Sol. Il bridge lentamente. Ok? I motivi di interesse di questo brano, a parte il significato, come dicevo nell'introduzione, dal punto di vista musicale sono due. Se guardate la versione che suona Sting insieme col violoncellista, l'ultima che ha pubblicato,
porta questa ritmica molto, se volete, marziale. Io l'ho staccata molto, eh. Lui la fa meno staccata. Però che dà proprio l'idea, diciamo così, appunto di qualcosa di cadenzato che si presta moltissimo con il significato della canzone, l'ambito, insomma, dell'Unione Sovietica e quant'altro. L'altro motivo di interesse sicuramente è lo spostamento dei bassi discendenti, pur avendo noi una progressione principalmente diatonica. Con questo piccolo giro di bassi, avendo un pedale, diciamo così, armonico, riusciamo a creare un motivo di interesse, nonostante non abbiamo, diciamo, accordi estesi che sono magari più sofisticati. Anche per il video di oggi è tutto. Vi ringrazio come sempre per essere stati in mia compagnia. Fatemi sapere naturalmente nei commenti qua sotto se avete trovato il video utile o perlomeno interessante. Dal mio punto di vista, questo tipo di canzone merita di essere diffusa il più possibile, quindi suonatela, condividete questo video se potete. C'è una nuova funzione di YouTube che si chiama Clip. Non so se guardate sotto il riquadro di questo video c'è un simbolo di una forbice dove potete selezionare un minuto fino a un minuto di questo video e condividerlo sui vostri social. Se avete voglia di farlo, mi farebbe molto piacere perché mi aiutate a diffondere questo messaggio che secondo me è molto importante, questa canzone, e mi aiutate anche a far crescere il canale. Vi mando un abbraccio, un saluto e a presto. Ciao, buona musica!